Ciao ragazzi e benvenuti in questo mini vlog sul canale del Leopardo. Oggi in questa mini esplorazione andiamo a vedere la torre di Monte Catino. Via! Bene ragazzi, siamo arrivati. Questa è la torre di Monte Catino, di origine medievale chiaramente. Il percorso per arrivare è abbastanza facile, però se non siete dotati di un buon 4x4 vi conviene lasciare la macchina all'incirca a metà strada da quando inizia il percorso sterrato, perché il sentiero è abbastanza dissestato, pieno di buche, quindi rischiate di fare dei danni. Allora, facciamo un po' di storia. Intanto si sa che in questo punto, dove ora vedete la torre, sorgeva un castello nel Medioevo, all'incirca intorno all'anno 1000, che venne costruito su una preesistente area etrusca. Monte Catino è conosciuto anche come Monte Catinello o Monte Catini della Valle del Serchio, per non confonderlo con Monte Catini in provincia di Pistoia. Il castello faceva parte di un sistema concatenato di torri di avvistamento sparse un po' nella Valle del Serchio, che veniva chiamato Occhio di Lucca, appunto perché serviva alla Repubblica di Lucca per tenere d'occhio tutto il territorio dalle incursioni dei nemici, che potevano essere in questo caso o Pisa o Firenze. Il castello poi venne distrutto nel 1336 durante il conflitto tra Lucca e Firenze. E questa che vedete invece non è, come potrebbe sembrare, la torre del castello, ma era il campanile della chiesa di Santa Maria Annunziata, che sorgeva anch'essa in questo punto, la cui campana, quindi la campana che si trovava all'interno di questo campanile, è ancora conservata all'interno della chiesa della cappella, che è la frazione che si trova qui sotto, ed è antichissima perché è datata 1306. Purtroppo oggi non si può vedere bene perché c'è molta foschia, ma da questo punto si poteva vedere tutta la piana di Lucca arrivando fino a Firenze e a Pisa da questa parte. Ovviamente non c'erano tutte queste piante a coprire il paesaggio, era un punto strategico militare non di poco conto per la Repubblica di Lucca. Bene ragazzi, anche per oggi da questo mini vlog del canale del Leopardo è tutto. Purtroppo la batteria della macchina fotografica mi ha abbandonato e quindi ho dovuto, diciamo, finire il video con il cellulare. Pazienza, ma noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.